Buonasera ancora a tutti. Io sento proprio il bisogno di ringraziare Federico Bianchi e Magda Di Renzo per tutto, non solo per questo convegno. E in realtà li vorrei ringraziare dando una parola per ciascuno. Federico, una persona, prima che ancora che un direttore, molto giusto, che ha a cuore prima di tutto il benessere e il bene dei bambini, e Magda invece che è linfa vitale per tutti coloro che le stanno accanto, chiaramente anche per i bambini. Dopodiché credo che stiamo andando in chiusura e nonostante qualche cambiamento nel programma, quello che emerge a mio avviso è proprio l'importanza di difenderli, questi bambini. Allora, dovendo parlare di vulnerabilità, quindi prima che ci sia la diagnosi di patologia, individuare qualcosa che venga ancora prima, chiaramente sì, questo significa abbracciare un panorama molto ampio di condizioni, non solo di condizioni cliniche, di osservazioni del comportamento, ma tenere a mente, come abbiamo già sentito più volte, tutti i fattori di tipo biologico, ecologico, genetico, relazionale, di cui è contornata la vita dei bambini. Allora, al di là del significato letterale del termine vulnerabilità in quanto punto debole, se così vogliamo definirlo, dobbiamo andare un po' oltre nel concetto di vulnerabilità. Oggi per vulnerabilità si intende anche mancanza di resilienza, laddove per resilienza si considera la capacità che un sistema o un organismo ha di far fronte a uno stress. E anche rispetto al significato di stress dobbiamo fare una riflessione, perché, come suggerisce Perris, un grande psichiatra italiano, è il significato che ciascuno attribuisce all'evento a dare il peso dello stress. Allora, parlando appunto di vulnerabilità e occupandoci di età evolutiva, sappiamo che ci sono aree e finestre di maggiore o minore vulnerabilità. Il bambino è il soggetto plastico per eccellenza, e quando parliamo di plasticità in termini cerebrali, quindi poi funzionali, sappiamo che questa plasticità può avere un significato, un valore adattivo, quindi che aiuta il bambino, che agisce come fattore positivo, ma la plasticità può essere anche una plasticità compromessa, quando per esempio c'è una lesione, e parimenti può essere una plasticità disadattiva o maladattiva nel momento in cui determina risposte disfunzionali. Il modello di stress e vulnerabilità ormai nell'ambito della salute mentale è molto attuale e vi si fa riferimento costantemente, integrando gli aspetti psicosociali con quelli biologici, quindi è evidente che risponde al concetto di multifattorialità. Per quanto riguarda lo spettro, io in questo momento sto dando chiaramente dei messaggi che ci servono poi per comprendere un po' il percorso che faremo. Il concetto di spettro rimanda al grado di atipicità, ma poi c'è un altro livello da considerare, che è il livello clinico o subclinico, ed è quello dato dal funzionamento. Allora, voi pensate che ci sono 2/3 di soggetti con autismo o Asperger come livello di atipicità, che non avendo un livello di compromissione funzionale non ricevono, o non dovrebbero forse ricevere, la diagnosi clinica. E credo che anche questo sia un elemento su cui dobbiamo riflettere. Nel 1964 due pediatri americani pubblicarono su Pediatrics uno studio che riguardava la loro esperienza basata sia su dati di letteratura che su osservazioni cliniche, e descrivevano una condizione nella quale i bambini che erano sul punto di morire successivamente recuperavano, ma la loro salute continuava ad essere percepita come più vulnerabile di ciò che era realmente, determinando ansia genitoriale e di conseguenza disfunzioni nell'interazione genitori-figli
e outcome negativo nei bambini con comportamenti di tipo infantile, di tipo dirompente, difficoltà di separazione, problemi del sonno, basso rendimento scolastico, direi una buona percentuale delle caratteristiche che oggi riscontriamo in tanti bambini. E allora il prematuro a noi, perché parlo per me, per Emanuele Trapolino, per Davide Trapolino, con cui ho condiviso l'esperienza coi prematuri, è un paradigma. Se hai potuto osservare un prematuro e i suoi genitori, credo che hai in mano un'esperienza ineguagliabile che poi ti ritrovi sempre quando osservi un bambino. Ebbene, un lavoro del 2015, quindi piuttosto recente, condotto proprio sui prematuri, che vi voglio ricordare sono bambini fragili per eccellenza. Sono fragili perché vengono al mondo prima del termine e soprattutto perché trovano ad accoglierli un sistema fortemente traumatizzato. Questo noi non ce lo dobbiamo dimenticare. Quello che diceva poc'anzi il ministro, le mamme dovrebbero essere più aiutate, sì, ma anche queste sono condizioni in cui non sempre è riconosciuto il valore del supporto che deve essere dato ai genitori, perché in quel sistema traumatizzato il bambino reale non è il bambino immaginato. Allora tante interferenze ci possono essere nella relazione genitori-figli e quindi nei bambini. Allora, questo studio sulla percezione materna della vulnerabilità del bambino rimanda proprio a quel concetto di sindrome di bambino vulnerabile di cui parlavamo poc'anzi. In questo lavoro loro hanno cercato di creare dei modelli teorici a cui fa riferimento nella pratica clinica, verificando quali potessero essere i fattori che interferivano con la percezione materna della vulnerabilità del bambino prematuro, perché non tutte le madri chiaramente percepivano allo stesso modo i loro figli. Considerate che hanno preso in esame chiaramente sia le caratteristiche materne che le caratteristiche dei bambini, quindi hanno analizzato il grado di prematurità, il peso alla nascita, il grado di distress che il bambino aveva avuto, e loro hanno trovato che i due elementi che sono più significativi sono le caratteristiche materne ed in particolare le sue strategie di coping, quindi di far fronte alla difficoltà, e dall'altra parte il supporto familiare che circonda la madre. Questi due fattori influenzano positivamente o negativamente la modalità di parenting della madre, che dipende dal suo grado di percezione materna. Quando parliamo, scusate, io sento il bisogno di fare una precisazione. Parenting non è una crasi di parent training. Di parent training si parla ed ha tutto un altro significato. Il parenting, che è quell'insieme di comportamenti che sono atti a preservare il benessere e la sicurezza del bambino, ha assunto per un periodo un significato più comportamentale, ma oggi torna a riallacciarsi al significato originario, che ha come punto cardinale l'ambito relazionale, interattivo e comunicativo, che si rifà proprio alle teorizzazioni della Ainsworth, che è con lei che ha parlato della responsività materna, attribuendo alla capacità della madre di comprendere e quindi rispondere ai bisogni del figlio, dunque di sintonizzarsi con lui e di operare trasformazioni di affetti negativi, attribuito a questa responsività e quindi alle esperienze interattive precoci, l'importanza nella costituzione dei modelli operativi interni. I modelli operativi interni sono modelli rappresentazionali, significa che noi ce li abbiamo nella mente, ma questi modelli, come vi dicevo, dipendono dalle prime esperienze interattive, e chiaramente qui si parla di figura materna, altra precisazione, intesa come principale datore di cure al bambino, e qualunque elemento analizziamo anche nella madre o nel caregiver non è mai in termini di colpevolizzazione, è sempre in termini di preservazione del potenziale positivo sia della madre che del bambino. Allora, quando noi parliamo di modelli operativi interni, vi dicevo, stiamo parlando di quei modelli rappresentazionali che ciascuno di noi introietta nei primi mesi di vita, nel primo anno se vogliamo, e che poi però rimangono e ci fanno vivere le esperienze, le emozioni, e quindi anche organizzano i nostri comportamenti sulla base di quello che nelle prime esperienze abbiamo potuto introiettare.
l'intersoggettività, che è la condivisione, poco fa sentivamo appunto Magda che parlava di empatia, è la condivisione di stati mentali, e ha un forte correlato chiaramente con la possibilità di empatia. Per dire, fare una correlazione biologica, oggi i neuroni specchio vengono studiati proprio per questo, sappiamo il loro ruolo nella percezione del movimento, ma soprattutto dell'intenzione correlata al movimento, oggi vengono considerati e studiati come base dei fenomeni di attaccamento e dell'intersoggettività. Però la riflessione che voglio porvi è: noi adulti, genitori o operatori, che vogliamo, pretendiamo che il bambino comprenda lo stato mentale altrui, quante volte ci poniamo il problema di quale sia lo stato mentale del bambino? Credo poche. Allo stesso modo, che significa capire perché un bambino sta mettendo in atto un determinato comportamento? Io voglio condividere con voi, poi magari vado veloce un po' su altro, però voglio condividere con voi un'osservazione di un bambino fatta proprio ieri, un bambino di 19 mesi, con una difficoltà di integrazione sensoriale e una difficoltà di regolazione emotiva. Per cui un bambino che non ha attualmente un disturbo relazionale, ma che sicuramente ha una condizione di fragilità, di vulnerabilità. Ogni qualvolta questo bambino, che aveva l'abilità di costruire quei mattoncini, che aveva delle capacità assolutamente discrete, direi dal punto di vista cognitivo e organizzativo, a un certo punto iniziava a tirare i mattoncini colorati. E di fronte al suo lancio, chiaramente la risposta genitoriale era no, non si fa, no, non si fa, e il bambino veniva preso e spostato da un'altra parte. Io, osservando il bambino, vi devo dire sinceramente che ho visto un bambino che faceva esperienze sensoriali, le faceva pensandole però, non faceva esperienze sensoriali nel senso di sentire e basta, di volere trovare una soddisfazione dal senso. Lui faceva l'esperienza, un po' rimanda al rocchetto, faceva l'esperienza di lanciare il mattoncino e inseguirlo con lo sguardo, lanciarne un altro, inseguirlo con lo sguardo, lanciarne un altro, e lo faceva in tutto lo spazio che aveva a disposizione. E pensate quanto l'interferenza costante nella sua modalità, che in quel momento sicuramente non era la migliore, ma forse per lui era più proadattiva che disadattiva, quanto l'interferenza di un adulto che pretende in quel momento, fra virgolette, di educare, va bene, capisco, ma se fosse terapeutico sarebbe molto peggio, cioè se questo avvenisse in campo terapeutico sarebbe molto peggio, quanto questo può interferire sull'organizzazione delle esperienze di quel bambino, che per quanto abbia una traiettoria di sviluppo diversa da quella che noi consideriamo normotipica, forse può anche essere rispettata e trasformata in un altro modo. Dunque, quando parliamo dello sviluppo integrato, dobbiamo pensare a dei livelli, che sono i livelli di percezione, integrazione e regolazione. Su tutti e tre questi livelli è chiaro che influiscono tanto fattori di tipo psicobiologico quanto fattori di tipo cognitivo, affettivo e quant'altro, quant'altro riguardi chiaramente l'ambito dello sviluppo infantile. Però queste aree hanno una correlazione reale, cioè quelle che dico non sono soltanto parole, perché in tutto dobbiamo riconoscere fattori ambientali, genetici e chi ne ha più ne metta, è perché chi parla di modelli operativi interni parla di modelli che funzionano da filtro nell'elaborazione delle esperienze sensoriali e delle stimolazioni che ci provengono dall'ambiente e determinano nel soggetto una scelta preferenziale, chiaramente inconsapevole, di quelle stimolazioni e di quelle esperienze che sono più congruenti coi modelli operativi interni che lui ha introiettato. Ma dall'altra parte, se pensiamo all'aspetto più neurologico, potremmo dire, della questione, Dan ha proposto un modello di elaborazione sensoriale nel quale
oltre alla soglia di percezione neurologica, ciò che determina la risposta comportamentale è la strategia di autoregolazione del bambino. E alla strategia di autoregolazione si arriva nel corso dei primi mesi o anni di sviluppo, e ancora una volta ci viene in aiuto il prematuro, e questa è una diapositiva che avevamo mostrato lo scorso anno, perché questo è emblematico di come per raggiungere l'ultimo livello, quella la colonna chiaramente più a destra, a 5 anni, dove si raggiunge l'autoregolazione, l'autocontrollo e la capacità di giudizio sociale, dipenda addirittura dal livello di regolazione fisiologica del neonato: tono vagale, ritmo sonnoveglia. Se il neonato e poi il lattante riesce a raggiungere autonomamente o grazie all'intervento assistenziale un adeguato livello di regolazione fisiologica, potrà raggiungere nel primo anno il livello di regolazione emotiva, e solo se quello sarà stabile potrà raggiungere il livello di regolazione attentiva. Non è filosofia o fantasia parlare di disturbi della regolazione affettiva ed emotiva nei primi 2 anni di vita, perché è molto peggio, secondo me, pensare che a 3 anni un bambino abbia la ADHD. Allora, se a 2 anni il bambino ha raggiunto un sufficiente livello di regolazione attentiva, le sue esperienze avranno significato, perché lui presterà attenzione a quello che gli viene detto, per esempio, presterà attenzione all'effetto delle sue azioni, presterà attenzione al volto dell'altro mentre si relaziona con lui, mentre gli parla. E allora lì potrà raggiungere un grado di consapevolezza che lo condurrà a 5 anni a mostrarci delle capacità di autocontrollo, giudizio sociale e funzionamento esecutivo. Quindi da un momento di regolazione diadica, che è quello delle prime fasi di vita, chiaramente poi si passa alla fase dell'autoregolazione. E giusto per darvi un'idea, volendo far riferimento ai disturbi dello spettro, alle teorie patogenetiche che oggi sono presenti, ho riportato questo approfondimento dell'Istituto Superiore di Sanità, dove ne vengono citate diverse, da disfunzioni trasmettitoriali, ormonali, di strutture cerebrali, anche chiaramente modificazioni epigenetiche. Le connessioni sono quelle che forse possiamo chiamare in causa forse un po' più frequentemente, perché poi purtroppo non esiste una unica causa, questo lo sappiamo, dell'autismo. Allora ci sono circuiti e aree corticali differenti che sottendono funzioni che poi chiaramente nei disturbi relazionali sono compromesse. E fra queste vedete l'attenzione condivisa, il linguaggio temporofrontale, l'interazione sociale e lo scambio emotivo nel sistema limbico, equilibrio, coordinazione, ma soprattutto pianificazione, quindi al limite con una funzione che è più di tipo neuropsicologico cognitivo a livello cerebellare. E non è qui scritto, ma mi sembra importante ricordarlo, la corteccia prefrontale ventromediale per la teoria della mente e la corteccia orbitofrontale per il giudizio sociale. Quindi se tutti questi processi di cui abbiamo parlato, ed è evidente che non li abbiamo potuti analizzare tutti, subiscono delle deviazioni, le traiettorie evolutive possono essere differenti. Vuol dire che un bambino può avere una traiettoria di sviluppo diversa dalle altre, ma non necessariamente patologica. Vuol dire che ci può essere una dissociazione di aree di sviluppo che determina disarmonia. Vuol dire che ci possono essere segnali d'allarme nel primo anno che, se ben individuati e ben gestiti, non è detto che evolvano in patologia, e poi esistono invece le reali alterazioni di sviluppo e le malattie, ci mancherebbe altro. Attualmente, come suggeriscono Tancredi e Muratori, il problema è proprio valutare la stabilità della diagnosi, perché questo, come si diceva prima, ha un impatto notevole sia sulla vita del bambino che sulla famiglia. E allora solo studiando le traiettorie evolutive dei bambini possiamo attivare dei programmi di screening, chiaramente qui semplicemente in 2 parole, perché trovate la versione integrale sul sito dell'Istituto. Presento nuovamente la scheda di screening, che è dedicata proprio all'età 0-24 mesi, quindi si rifà un po' anche a quei 1000 giorni di cui parlava poc'anzi il collega. L'obiettivo di questa scheda è individuare gli indici di vulnerabilità e, se sono presenti, evidentemente anche quelli di patologia, ma voglio dirvi che il significato della parola screening, questo ci tengo sempre a sottolinearlo, è legato alla possibilità
di intervenire sulla condizione che andiamo a trovare, se no non sarebbe uno screening. Allora, quando noi andiamo a individuare nel corso dei primi 2 anni delle aree o un profilo di sviluppo alterato, disfunzionale, vulnerabile, è chiaro che dobbiamo anche essere in grado di dare ai genitori ed eventualmente agli operatori dei suggerimenti di tipo abilitativo o riabilitativo laddove servisse, che possono intervenire ed interferire positivamente con la traiettoria di sviluppo. Trovate all'ultimo la consapevolezza delle famiglie, questo perché ci siamo resi conto, ma credo sia esperienza comune, lo diceva poc'anzi anche il Ministro, che non sempre il grado di consapevolezza genitoriale è congruo rispetto alla condizione del bambino. L'abbiamo potuto verificare anche sempre nei bambini con disturbo autistico, nella consapevolezza del genitore rispetto ai problemi inerenti alla sfera delle funzioni esecutive, quindi il brief è lo strumento che è stato utilizzato, e l'importanza però sta nel fatto anche qui che questa cosa è modificabile, perché attraverso dei buoni percorsi di counseling genitoriale, che anche questi si differenziano dal parent training, e attraverso un supporto specifico al genitore laddove servisse, oltre che alle terapie, domani chiaramente lo vedrete molto meglio, insieme, integrate mamma-bambino, lì si modifica veramente la storia. Le aree sono diverse, l'uso della scheda, ripeto, scusate, vado rapidamente perché siamo a una certa ora, però è molto facile da compilare e le scelte operative suggerite le trovate alla fine della scheda. Dunque, per andare in conclusione, quando ci troviamo ad affrontare l'osservazione di un bambino, soprattutto se è un bambino piccolo, dobbiamo tenere a mente che non possiamo più ragionare sul binomio normalità e patologia, ma dobbiamo necessariamente tenere a mente tutte quelle variabili di cui abbiamo sinora parlato e differenziare nell'ambito della psicopatologia se ci troviamo di fronte a un disturbo, di fronte a un disagio, di fronte a un disordine, una disarmonia, una disregolazione, o invece di fronte a un disturbo o una malattia conclamata. E tra i disturbi relazionali precoci la diagnosi differenziale può essere fatta, anche qui risulterò forse un po' superficiale, spero di no, ma fra 4 principali aree, che sono i disturbi dell'attaccamento, in cui la compromissione delle competenze sociali è determinata da relazioni patologiche che il bambino ha vissuto, non che il bambino ha un deficit primario. I disturbi della regolazione e dell'integrazione, sensoriale prima di tutto, ma anche emotiva, che determinano disturbi secondari della relazione e della comunicazione. Stesso vale per i disturbi multisistemici di sviluppo, che però nella revisione della classificazione diagnostica 03 sono stati ridotti come possibilità di utilizzo nei primi 2 anni di vita. E infine gli autismi, dove il deficit sociale è evidentemente primario. Tanti autori si sono rivolti con interesse alla verifica della stabilità o instabilità della diagnosi, e allora le diagnosi fatte intorno al primo compleanno spesso mostrano instabilità diagnostica, significa che a 3-4 anni quella diagnosi non c'è più. A 2 anni per i bambini con disturbo pervasivo NAS, perché utilizzavano il DSM-IV, dentro cui rientravano però anche tutte quelle diagnosi differenziali di cui abbiamo parlato poc'anzi, quindi anche condizioni dove c'erano dei comportamenti autistici ma che non necessariamente erano autismo, in realtà mostravano una maggiore stabilità. E poi fra il 68 e l'80% di bambini che avevano ricevuto a 2 anni una diagnosi di autismo e solo il 47% di bambini con diagnosi di disturbo pervasivo NAS avevano a 4 anni una diagnosi riferibile allo spettro. Però pensate ai genitori che a 2 anni avevano sentito dire che il figlio aveva un disturbo pervasivo dello sviluppo uguale autismo. E, scusate, è chiaro che se c'è si deve dire, cioè questo non significa non individuarlo quando c'è, significa fare attenzione a dare significato corretto ai comportamenti. Quindi gli autori concludono, insomma, che i clinici che comunicano la diagnosi ai genitori di bambini piccoli devono informarli della possibilità che la diagnosi cambi, e questo vale soprattutto per i bambini di età inferiore a 30 mesi con sintomi più lievi e livello cognitivo meno compromesso. Adesso, e poi concludo con 2 diapositive, ci sono microsequenze di video.
è chiaramente a titolo esemplificativo rispetto alla diagnosi differenziale, più che altro, più che alla diagnosi differenziale, è al significato che si può attribuire a un comportamento. E osservate la ripetizione della sequenza, che in questo momento è la corsa, oppure andare avanti e indietro anche senza correre, perché il primo... La macchinuccia. Allora, lui è un bimbo, io intanto ve lo commento. Lui è un bimbo che in realtà alla prima valutazione ha ottenuto un punteggio ADOS significativo per spettro. In realtà però fin dalla prima osservazione è stato evidente che il suo problema non fosse un disturbo autistico, nonostante la scala rilevasse dei comportamenti di tipo autistico, ma che il problema principale della sua condizione, che lo rendeva indisponibile a tutta una serie di prove, ma anche di disponibilità relazionale vera e propria, era un problema di regolazione affettiva. Chiaramente non è questo è stato tanto tagliato, è una microsequenza, ma le crisi di angoscia di questo bambino duravano veramente tanto, interferivano veramente tanto con il suo funzionamento. Però questo è lui dopo pochi anni e quindi è evidente ed è palese che non c'è stato un miracolo è proprio, ma c'è stata una azione terapeutica di tipo regolatorio che ha permesso al bambino di tirare fuori le sue risorse. Qui c'è un'altra bimba che corre. Lei corre proprio avanti e indietro, lui andava a camminare. Anche lei in realtà ha ottenuto un punteggio ADOS di spettro. Ed effettivamente qui è un po' poco presente all'ambiente. È chiaro, vi ripeto, sono micro sequenze tagliate da grandi filmati, quindi abbiate fiducia nel fatto che la maggior parte del tempo era così. Però, è certo, per forza dovevamo farlo, però questa bambina in altra condizione, guardate un po' che capacità interattiva, tipo triangolazione, attenzione condivisa e anche capacità di condivisione del gioco riusciva ad attivare. Ti do un bacino anch'io. Cioè lei fa l'azione che le viene richiesta, ma guarda la mamma per avere la conferma. Uno, e lo stesso fa qui. Due, lei aspetta che la bolla venga fatta e dopo guarda la mamma, e questa è l'attenzione condivisa. Quindi anche se c'è il punteggio ADOS, noi non possiamo attenerci soltanto al punteggio per fare una diagnosi. Guarda Emma! E lo stesso, e no, scusate, invece questo purtroppo invece è un bimbo con un disturbo autistico conclamato, che non ha nessuno di quegli indicatori che finora abbiamo riscontrato, che non ha la risposta al richiamo, che ha un uso fortemente strumentale dell'altro, in cui la corsa non è soltanto una scarica di emozione, una difficoltà di regolazione, ma ha anche un significato di evidentemente di stereotipia motoria e di stimolazione sensoriale. E lui anche dopo anni di terapia evidentemente ha mantenuto una condizione di disturbo autistico. Dunque, lo strumento più affidabile che in questa fascia di età possiamo avere è il giudizio clinico, basato su un corpus di conoscenze che è più ampio di quello previsto dalle linee guida. Siamo obbligati di fronte a bambini piccoli ad osservare per comprendere, interagire per attivare le loro risorse e intervenire per abilitare o riabilitare. Mi piace questa frase di andare a incontrare il bambino là dove si trova, perché sapete, chi ha a che fare con i disturbi di regolazione deve potersi attivare o disattivare per andare a incontrare il bambino. Dopo lo si può modulare e riportare, se no, se non siamo disposti a far questo sia durante la valutazione che durante la terapia, ci siamo persi metà delle possibilità.
E dunque, visto che il bambino è il soggetto psicosomatico per eccellenza, dalla integrazione psicosomatica derivano la capacità di adeguamento sociale, ma anche spontaneità, creatività e piacere, e mi chiedo come si possa sacrificarne uno, in particolare uno dei due, ma lascio a voi la riflessione. E concludo condividendo questa storia, che è la storia di Elmer, l'elefante multicolore, che è una delle storie preferite di mio figlio, che pur se unico e diverso dagli altri portava il sorriso dovunque passasse. Grazie.